Bella a tutti quelli e nonni, sono Rewind, bentornati al mio canale per questo nuovo video su Destiny. Oggi siamo qui con il terzo episodio di Armi a Confronto. I primi due sono andati molto bene, abbiamo vinto praticamente tutte e quattro le partite. E tutti e due episodi, useremo il nostro titano, ho deciso che farò così a rotazione. Useremo stregone, cacciatore, titano, stregone, cacciatore, titano. Finché non finiranno tutte le nostre armi a disposizione. Volevo fare un episodio sui fucili a pompa, ma poi ho notato che giustamente finiscono le munizioni verdi. E quindi devo un attimo vedere come gestirmi il tutto, se no diventa noioso. Farò dei tagli, comunque poi vedrò. Morte rossa contro... Senza tempo di spiegare l'episodio di oggi, andiamo a analizzare velocemente. Il senza tempo di spiegare vince per gittata e stabilità, mentre perde per impatto, ricarica e colpi nel caricatore, infatti ne ha ben 6 in meno. Sono due fucili impulsi che sono le armi del momento, vi dico già che preferisco il morte rossa con cui inizierò l'episodio. Andiamo a vedere i perk, essendo due armi esotiche. Il senza tempo di spiegare ha il perk Rewind, che sarebbe il mio. Non sto scherzando, si chiama veramente così, il nuovo Rewind. I colpi precisi tornano immediatamente nel caricatore. E anche il perk di fuoco automatico, molto molto utile, visto per non star lì a premere comodamente il grilletto. Poi io lo farò lo stesso perché sono abituato così. Però c'ha questo perk che è molto molto utile. Mentre il morte rossa ha appunto il perk nominale morte rossa. Ogni uccisione ti cura e aumenta la velocità di ricarica. Spettacolare, lo conoscete tutti. Per chi non lo conoscesse adesso vedrete di cosa sto parlando. Mentre con quest'arma è più facile mirare quando ti sparano addosso, ovvero il perk risolutezza. Eccolo qui, che sembra un perk inutile ma non lo è affatto. Quindi sono già nella schermata di Rissa, ci vediamo appena becca la partita. Ok ragazzi, la mappa è frontiera, ottima ottima per i fucili impulsi. Mi sembra che è già capitato in un episodio, forse con l'airone tra l'altro è capitato, adesso che mi sta rivenendo qualche immagine dei vecchi del primo episodio in mente. Trovate il tutta la serie che verrà e che è già stata fatta, solo due episodi purtroppo, ma il tempo è quel che è, nella playlist appunto Armi a Confronto, sempre sul canale. Partiamo subito. Iniziamo col morte rossa, che ho detto prima di preferire al... come si chiama? Al tempo, senza tempo di spiegare. Va bene però. Dio santo, muori. Madonna, quando saltano. Sto perdendo un quarto d'ora con questo. Stai fermo, Cristo. Madonna, tutti che saltellano con il lampo, porca merda. No, devo un attimo, ragazzi, scusate. Diminuire, dov'è che si fa? La sensibilità, perché non mi trovo bene. Così è già più... Madonna mia. Sembra veloce uguale. Ok, vediamo da dove arrivano. Da chi è stato ucciso questo? Ok. Porca miseria. Ci stanno cerchiando. No, 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 niente, niente, niente. Abbiamo perso male questo duello uno contro uno. Un attimo vedere bene come fare quell'episodio lì che volevo fare sul pompa, magari trovando una mappa in cui le munizioni sono abbastanza vicine, vediamo. Madonna raga, ma cosa c'ho alla mira? Niente. Riesco a giocare. Questo si ferma, grazie, almeno tu. Magari ci ha sentito che non riusciamo a mirarli bene e si è fermato giustamente. Ce n'è uno a destra. Ma dove vanno tutti, raga? Guarda questo, non si vede niente col coso dietro. Perfetto, sei fortissimo. Ok, andiamoci a sistemare qua. Perfetto, vedete l'ultima parola che ricarica. Sì, scusate, il morte rossa che ogni volta ricarica. Come si butta giù il lama così. Tra l'altro sto aspettando di giocare raid questa settimana perché mi servono clip. Porca miseria, siamo morti. Clip per registrare una serie abbastanza carina che vi può essere utile per affrontare il raid nel modo migliore possibile. Perfetto. Abbiamo la super più bilanciata del gioco.
Noi ci mettiamo di sole pesanti, così tanto arrivano tutti qua, di solito. Non arriva nessuno, perfetto. L'abbiamo finita. Oh, abbiamo ucciso almeno uno. Quello lì si è preso le pesanti. Perfetto. Ce ne andiamo di qui. Vediamo un attimo. Questa mappa, raga, veramente l'amo. Dove scappi? No, raga, ma veramente? Veramente c'è gente che scappa così? No, 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 no. Ci ha fatto con l'ultima parola. Dai, facci spawnare che dobbiamo prendere ancora più distacco. Oh, oh. Fermati. Ma perché si muovono tutti? Bah, gran pugno per lui. Ha proprio azzeccato il tempo, raga. No, ultima parola da vicino è veramente un casino. Buttarla giù, eh. Cioè, non l'arma, è buttare giù chi la usa. Morte rossa è forte alle lunghe distanze, medie. Veramente ottima. Anche se volete usarla nelle prove, ve lo consiglio. Vedete che fa 33 di critico con impatto. Con il secondo perk lì che vi ho detto prima di mettere. Vi aumenta in modo pazzesco il danno. Perfetto. Si vede, questa è una, raga, un'arma esotica con la E maiuscola. Ho sbagliato lì. Ma cosa ci sta? No, no. Non mi piace il corpo a corpo del titano, lo ripeterò sempre. Cioè, quando ti piglia fa malissimo. Ma per prenderlo, ragazzi, c'è il braccino corto. È un tirchio a tirare i pugni il titano. Dove sei? Super. No, 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 non l'ho visto. Si mettono invisibili e non si fanno vedere da nessuno. Tra l'altro anche... tu vieni con me. Dove sei? Bellissimo. Ma perché, raga, questo qua corre e si ferma? Sono già tre volte che ci regala praticamente la kill. No. Bellissimo, madonna come ci siamo cavata lì. Vedo che sanno tutti usare benissimo le super comunque in sta partita. Cioè, questo qua veramente è boh. Ci sta facendo tra l'altro invisibili. Non le userò. Un po' attimi tesi perché la stiamo portando a casa abbastanza velocemente. Dove sei? Benissimo, ci manca una kill. Che non faremo mai. Dark Play c'ha il secondo in classifica, c'ha le munizioni pesanti. Brucia, brucia, benissimo. Ci siamo portati a casa. Tutti fermi, vieni via con me. Sì, sì, va bene, uccidetemi tutti, tanto... Tanto ce la siamo portati a casa, signori. La prima partita col Morte Rossa, bellissima direi. Molto 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 bene. 23-7 ragazzi, 3-29 di rateo per noi. Forse la partita migliore che abbia fatto nei tre episodi. Anzi, sicuramente. Però c'è ancora lei, signori. Senza te lo spiegare, ci vediamo appena becca la seconda partita. Perfetto, ci siamo. Covo dei Ladri. Mappa abbastanza... Non ho giocato tantissimo in questa mappa qua, comunque ci proveremo. Ah no, no, Covo dei Ladri non è quella nuova. No, no, questa qui sì che esce praticamente sempre solo a me. Comunque, senza per spiegare, come ho detto, ha la bellezza di avere la modalità di fuoco automatica. Quindi non stiamo lì a schiacciare continuamente il grilletto. Molto, molto difficile. È entrato un giocatore che, secondo me, è veramente fortissimo. Ecco qui il design dell'arma che a me fa impazzire. No, 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 no. Non va bene così.
troviamo i primi fortissimi giocatori con i fucili a pompa, tanto arriverà anche per me il momento della vendetta. Quando farò l'episodio di fucili a pompa li farò bestemmiare tutti, raga, com'è. Ma quest'arma spara o fa solo quel raggio blu così, cioè, boh. Vediamo. Ok, prima abbiamo tirato giù, ma sta facendo la sfida delle spade, perciò c'è veramente un time to kill alto, eh. Perfetto. Fa 32 di critico al posto che il 33 è l'ultima parola, che sembra poco, ma non è affatto così. Ok, il terzo è andato giù. No. Siamo morti 4 volte, forse 3. 10 con il fucile a pompa. Lo porteremo avanti il titano. Almeno maxare le sottoclassi e tutto. Tra l'altro uno potrebbe dire, perché? Perché non metti la webcam e cose così? Perché non è Destiny, non è un gioco che ha bisogno di queste cose per intrattenere. Cioè, nel senso, un gameplay abbastanza dinamico. Mai lo stesso. Madonna, quel perk del cacciatore è odioso, veramente. No. Non va bene per niente così. Siamo 3 kill in meno di lui. Ce la possiamo ancora fare. Anzi, sicuramente andremo a vincere questa partita. No, non è vero. Raga, ma cos'è? Non stai giocando Siride, che tiri il colpo di cecchino. Cioè, gioca normalmente. Cristo santo. Avete capito cosa fanno alcuni? Tirano, che tra l'altro è una bella tattica, devo dire. Tirano il colpo di cecco e poi vi finiscono con la primaria, non è? Ok, quello stava facendo la manzante, qualsiasi cosa stesse facendo l'abbiamo fermato. Meglio così per noi. Boom! No, non li abbiamo... Sì, gli abbiamo attaccato la granata. Benissimo. Benissimo, godo, perché quando lo fanno a me bestemmio come le merde. È una cosa che non sopporto sul serio, quando attaccano le granate. Siamo pari. Missioni pesanti in vista. Missioni pesanti, dove sei? Benissimo. Prima posizione. No, basta tu col fucile a pompa. Ma che cosa fanno? Pesanti. Ma poi giocano insieme quei due. Non si sparavano, raga. Ci sono le pesanti, dobbiamo andare a prendere almeno un paio così evitiamo che le usano gli altri. Ok. Sì. Dai. Raga, ma che sta succedendo? Benissimo, martelli. Andremo a usare subito da 3-2-1 proprio. Dov'è? Dove sei, Sega? Perché io non uccido mai con i martelli? No, non è vero. Non so ancora bene usarli, raga. Dovete darmi tempo e poi... E poi faremo anche stragi con quelli. Andiamo benissimo, dai. Che partita moscia, raga. Però questo è quello che capita in crogiolo. Benissimo. Ci allontaniamo un attimo. No, tu. Godo, mamma mia. Mamma mia, raga, vi vengono addosso. Questa arma da vicino non è che sia il massimo, eh. Ci metto un po' prima di uccidere, perché non capisco bene come fare il critico, visto che sembra che spari una foltia di raggi blu. Ecco, questo qui gioca solo col pompa. The Joker. Va bene. Siamo in 4, ecco perché è un pochino moscio, raga. Forse vi taglio questa partita qua, vi taglio tutte le parti così in cui non faccio praticamente niente. No, c'è qualcuno qui. Raga, ma sono palesemente, stanno bustando palesemente. Joker. Guarda, tra la merda di sta partita è quello che è il più leale, insomma. Dove sei? Joker è stato corrotto anche da loro. Vai a cagare. Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole.
Dove sono? Sono qua. Vabbè, raga, noi... Boh, vedi il colpo a colpo del titano. Pum, morte. Un colpo di... Sembra un colpo di pompa il colpo a colpo del titano. Però veramente, quando li prendete gli avversari? Raga, facciamo così, va. Va a cagare. Scusate, ma... va bene, non ci sto capendo più niente. Siamo rimasti in tre. Siamo rimasti in tre, raga. Che partita noiosa. Però non posso non caricarvela, visto che... la stiamo vincendo anche, tra l'altro. Non è una cosa da poco. Ma lì che c'era? Che sta succedendo, raga? Ma cos'è? No, no, basta giocare col pompa, tu. Ma si sta distruggendo tutto, non vedo più niente lì. Ma cos'è? Chi è che ha chiamato i Raid Aerei? Ma cosa faccio? Pure io cado giù. Ci sta recuperando! Madonna! Che partita di merda! Tanto è qui, guarda. È già qui. Dove sei? Va bene, va bene. Oddio, raga, ve la taglio su tutto, veramente, ve lo giuro. Non vi faccio annoiar così per due cretini. Poi non entra neanche nessuno in sta partita di merda. Ok, ok, ci siamo, raga. Dai, dai, fammi rispawnare. Ecco le munizioni pesanti. Prendete, prendete tutte le munizioni pesanti. Prendo io. Faccio così, raga. Forte sega. Va bene, raga. Ce ne fotte niente. Quello ci sta massacrando. No, non è vero, non ci sta massacrando. Perché ci fosse stata gente, non avrebbe visto neanche una pallottola quello lì. Sì, siete qua. Siete qua, lo sento. Bravo, The Joker. Ti do 20 euro dopo se lo uccidi un'altra volta. Dove sei? Proviamo di là. Abbiamo vinto così. A caso, ragazzi, a caso, ma va bene. Perché mi stavo innervosendo. Giuro che ve la taglio tutta. Sembrerà una partita spettacolare, ma giocarla è stata la merda più totale. La partita più brutta in rissa che abbiamo mai fatto. 22-21. Vince sicuramente il Morte Rossa. Perché col Morte Rossa tutte quelle kill col pompa non ce le avrebbero fatte sicuramente. Sono due armi comunque da provare. Sicuramente il Morte Rossa è quella da comprare o da trovare comunque. Io esco dalla partita visto che sono nervoso. Non li voglio mai più rivedere nella mia carriera di Destiny quei due giocatori, perché mi hanno fatto innervosire come non mai. Io chiudo qua, vado a editare questo schifo di secondo gameplay. Il primo lo lascio perché è stata veramente una bella partita. Vi invito a lasciare un like per il supporto a questa serie e un like per dimostrare a tutti che stiamo andando alla grande con Armi a Confronto. Vi invito a iscrivervi al canale e a commentare se vi va. Ci vediamo in un prossimo video. GG da Rewind.